Bentrovati, Davide il Critico. Bologna-Ternana, Coppa Italia 4-5. Vergogna, vergogna, vergogna. Imbarazzanti, in casa, con la Ternana, dopo dei mesi in cui abbiamo fatto pietà, siamo stati osceni, osceni, impalpabili. Torniamo a casa, tornano i tifosi allo stadio, sei sotto 5-1 contro della gente improbabile. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? Ma non c'è da parlare di schemi, tattici, giocate strane. Oh, ma siete il Bologna, ma svegliatevi. Ma stiamo scherzando? Ma iniziamo così? Ma qui non è tanto di comprare un centrocampista, un difensore, un attaccante. Qui è la testa, eh. Oh, questi erano in Serie C 2 mesi fa. Ma stiamo scherzando? Giochiamo con della gente che è tornata dalla Coppa America, della gente che è tornata dagli europei. Prendiamo gol da della gente improbabile. Devo sentire Mediaset che mi dice che Giannilli è un fenomeno. Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando? È tornata la gente dopo 2 anni che non può vedervi? E questa, cioè, ma doveva essere una passeggiata. Doveva essere un divertimento. Con tutto rispetto per la Ternana, che ha giocato una signora partita. Parte per Falletti, che torni dall'unica società del mondo che ti avrebbe dato la possibilità di giocare in Italia, in Serie A. Gli unici siamo noi. Gli unici che potevano prendere te e il tuo amico Venatti, eravamo noi nell'universo. Devi ringraziare il cielo. Se hai visto la Serie A con i nostri colori, arrivi qua, fai lo scavetto e vai a esultare. Ma ringrazia il Signore, ma ringrazia. Tutte le mattine devi dire grazie Bologna che mi hai fatto vedere della Serie A. Ma veramente? Ti presenti dopo 20 anni che non ci ricordavamo più neanche chi eri, fai lo scavetto. Oh, ma torniamo tutti sul pianeta Terra. Comunque, bella prestazione della Ternana, complimenti, complimenti, hanno fatto un'ottima partita. Non esiste, ragazzi, non esiste, non esiste, non esiste, Mbaye basta, Mbaye buona, Mbaye basta, basta. Partita oscena, imbarazzante, impalpabile, ti sostituisce e esci col ghigno. Oh, e tu dovresti avere la fascia perché sei qua da più degli altri? Dovresti spiegare agli altri cosa significa essere del Bologna? Per me siamo già a posto così, per me siamo già a posto così, anche perché alla Ternana non so se giochi. Dietro è impalpabile, non me la sto a prendere con Annan, ma molte delle situazioni in cui l'abbiamo buscato erano colpa sua. Va bene, ma non me la voglio prendere con lui, non se lo merita. Ma non mi volete far credere che Bonifazi è capace di impostare, perché Bonifazi c'ha 2 cassette della frutta, sicuramente avrà delle altre qualità, spero di scoprirla al più presto, perché tra amichevoli Coppa Italia ne ho viste poche, ma molte poche. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando, ma abbiamo buscato in casa dopo anni che non potevamo tornare allo stadio dalla Ternana, che è tornata in Serie B, era in Serie C, ragazzi. E io devo anche essere esaltato al gol di Arnautovic, al gol di Soriano e al rigore di Orsolini, che stavamo per riacciuffarla. Ma cosa devo riacciuffare con la Ternana? Io devo riacciuffare niente. Io non dovrei fare proprio niente con la Ternana. Pronti, via! Scouten, con la sua voglia che ha come di andare in bici ai Giardini Margherita, inciampa, gli ciunano il pallone, c'è un gol, 1-0, non mi chiedete chi ha fatto gol di loro perché non ne conosco mezzo, l'unico che conosco mi sta sulle balle perché... 3-2-1, partenza così, ma boh. Tanto siamo abituati, la recupererai, l'ho pensata così. Continuiamo. Boh, ne fanno un altro. Dici, vabbè, la giornata deve andare così. D'altronde, non è che puoi aspettarti chissà cosa, sai. Ti aspettavi un po' di brio. No. Prendono anche un calcio di rigore, in cui Annan praticamente ha silurato uno dei loro. Vabbè, calcio di rigore, lì stavo già iniziando a innervosirmi. Prende il palo, va bene. Vedo il tacco di Sumarò come assist per Dominguez e capisco che non sarà una giornata normale. Non lo sarà, per niente. 3-2-1, prendiamo un altro gol in cui Bonifazi e Sumarò si abbracciano mentre provano a marcare Donnarumma e si dimenticano di un altro che ha fatto gol.
ne prendiamo, insomma. Non mi dà fastidio ricordare. Il fatto sta che apriamo gli occhi e siamo 5-1 per loro. Mbaye perde la palla in modo impietoso, imbarazzante, di uno che non ne ha voglia. Perché ragazzi, il problema di oggi non è tanto il lo schema, devi giocare col 5-3-4, col 7-3-3, col 5-4-2, 7-9-3, 5... Non è quello, è questo il problema, è questo. Ragazzi, avete la maglietta del Bologna, abbiamo iniziato la stagione. Se questo è l'andazzo, bisogna che qualcuno lì dentro faccia capire che non sono in vacanza premio. Che sono al Bologna, ok? Perché anche al ragazzo che ci ha fatto il pallonetto e che ci ha esultato sotto la curva, non gliel'abbiamo fatto capire che era al Bologna, altrimenti non lo faceva, faceva gol su rigore, perché sicuramente avrebbe fatto gol lo stesso, faceva così, come fanno tutti i calciatori, e andava al centro del campo, perché fa ste figure, diventi una barzelletta, una cavolo di barzelletta. Abbiamo finito con uno che è Medel, che ci ha messo anche l'anima, che sembra che debba andare via domattina. Vogliamo dire che il problema di oggi è stato non avere i terzini titolari? Volete farmi credere che abbiamo perso 5-4 e siamo andati sotto 5-1 contro la Ternana perché non avevamo Tomiyasu e Dykes? Mi volete far credere questo? Faccio finta di crederci? Cioè noi oggi abbiamo perso perché ci mancavano i terzini? Oggi potevo farlo anche io il terzino, che dovevamo vincere. Perché eravamo Skorupski, portiere della nazionale polacca, il secondo, e comunque in nazionale c'era. Sumarò, Bonifazi, Skouten, Dominguez, Orsolini, Arnautovic, Soriano, Vignato. Sono entrati Barrow, Skovolsen, è entrata della gente che loro se la sognano. Quindi non mi fate credere che è colpa di Mihajlovic che ha messo male la squadra. Questi ragazzi che entrano in campo devono capire che non è sempre colpa degli altri, non è sempre colpa del presidente, non è sempre colpa di quello. Che cosa ci mancava oggi per poterci permettere di vincere contro la Ternana? Hanno fatto la partita della vita, ma anche la mia squadra del CSI faceva la partita della vita se Skouten sveniva per terra e gli molava il pallone, se Annan gli entrava a falce in area, se Bonifazi e Sumarosi tenevano braccetto facendo arrivare chiunque. Vinceva chiunque oggi contro di noi, chiunque, e che alla fine ti sei svegliato e l'hai provata a riprendere, non me ne frega nulla. Abbiamo concluso un anno in modo indecente, impalpabile, e ne abbiamo iniziato un altro in modo horror, ragazzi, in modo impossibile. Non avrei mai immaginato uno scempio del genere, ma qua c'è, settimana prossima inizia il campionato. Non sono pessimista, non sono mai goduto, non sono niente. Ma sono eliminato dalla Coppa Italia contro la Ternana che è venuta in Serie B un mese, due mesi fa. E mi girano le balle. Mi girano altamente. Perché mi vergogno che la mia squadra sia andata sotto 5-1 contro una squadra che due mesi fa, lo ripeto per l'ennesima volta, era in Serie C. In Serie C. Noi abbiamo mezza squadra che quest'estate era in nazionale a vincere la Coppa America oppure agli europei. Quindi buona, svegliatevi. Fate finta di essere nazionale. Perché questa società, per voi, visto quello che succede nel calcio, non è così male. Ok? Ti ricordo, iscriviti al canale, mettere mi piace al video e di andare su Instagram e YouTube a seguire la pagina Davide il Critico. Forza Bologna comunque, anche dopo ste figuracce, ma bisogna far capire a certi giocatori che questo è il Bologna. Punto.